Nella Borbonica provincia di Teramo, dal 1799 al 1824, in soli 25 anni, accadde di tutto. L'Abruzzo fu invaso due volte dalle truppe francesi di Napoleone Bonaparte, così ci fu la guerra e la guerra civile. Fame, paura, tanto brigantaggio e tante teste tagliate. Di brigantaggio ho già parlato molto nei miei precedenti libri della collana Storia dei Misfatti, Briganti ed Evasioni, che è stata edita da Artemio Nova Editrice. Scacciati i francesi, finita la guerra e tornata al potere i Borbone, arrivò una terribile epidemia di tifo petecchiale che uccise il 25% della popolazione. In quegli anni sorsero poi delle associazioni segrete come la Carboneria e prese piede la Massoneria. Ci fu l'effimera rivoluzione carbonara del 1820, poi venne la repressione borbonica, la monarchia assoluta e assolutista, la nuova restaurazione e fu forca, frusta e galera ed esilio per gli oppositori. In 25 anni ci furono 6 cambi di regime. Questo libro è basato su fonti inedite dell'Archivio di Stato di Teramo e si divide in due parti. Nella prima parte racconto le vicissitudini dei soldati disertori dell'esercito franco-napoletano. Infatti, dal 1814 al 1815 ci furono cambi di regime in tempo di guerra, una specie di 8 settembre 1943. I soldati disertarono in massa con armi e bagagli, fuggendo dalle battaglie che c'erano a nord Italia. Questi sbandati armati, che si univano in gruppi non proprio in bande, avevano l'obiettivo di tornarsene a casa e si procacciavano il necessario rubando qua e là o rivendendo le armi. Erano ragazzi del sud Italia che cercavano la via di casa passando per l'Abruzzo. Ci furono violenze, saccheggi, rapine, fatti di sangue e ancora paura. L'omicidio che fece più scalpore in provincia di Teramo avvenne a Castellalto e fu l'assassinio di Don Domenico Marcozzi. Un omicidio anomalo con lati oscuri, commesso da un gruppo di disertori forse mandati da qualcuno. All'origine di questo episodio di sangue c'è la storia di un tesoro in monete d'oro e di una burla pagata cara. Nel libro descrivo l'omicidio nei particolari, così come le altre vicende dei soldati disertori avvenute negli altri comuni del Teramano. Nella seconda parte del libro si parla della carboneria e della massoneria abruzzese di quei tempi e della repressione delle associazioni segrete e delle sorti di chi era stato carbonaro o massone. A quei tempi era sufficiente possedere un qualunque oggetto o documento carbonaro massonico per essere condannato a lunghi anni di galera e di esilio. Ho seguito nel libro e poi descritto le disavventure e i processi fatti a chi possedeva proprio questi documenti e la vita avventurosa dei carbonari e dei massoni in esilio. Li ho ritrovati esiliati in tutta Europa, Gibilterra e persino rifugiati nel 1824 in Marocco. L'Archivio di Stato custodisce preziose testimonianze. Sono i disegni con le scene del crimine, i diplomi, i testi neri, gli oggetti rari e originali che arricchiscono una storia poco conosciuta e un'iconografia mai pubblicata prima. Buona lettura.